Signore e signori, buonasera e benvenuti alla palestra di Notedo, dove tra qualche istante avrà inizio la partita valida per i quarti di finale della Fabrica Bauman Swiss Cup tra la Spina di Battagno e i Lions di Ginevra. Le formazioni: Lions di Ginevra, numero 3, Ugo Daffner, 6, Paul Gravet, 7, Maden Almus, 8, Michael Williams, 9, allenatore Dragan Andrejevic, vice allenatore Anne Lebron. La Spina di Battagno si presenta con il numero 1 Isaiah Williams, 5 Alexander Martino, numero 7 il capitano Marco Nagran, 9 Eric Kurudovic, 10 Florian Steinmann, 17 Brunel Tutonda, numero 21 Yuri Sosa, 23 Kevin Langford, 33 Steve Clayton, 34 Marty Edison e il top score della mondiale Dusan Nagan. Allenatore Roby Gubitosa, vice allenatori Salvatore Davibo e Matteo Caccia. Gli arbitri dell'incontro sono i signori Novakovic, Storcio e Mazzoni. Commissario di campo, signor Pizzo. Buona partita a tutti. Si ferma il campionato, ma non si smette di giocare. Spinelli Massagno nuovamente in campo alla Nosedo in questo weekend di Coppa. Buonasera a tutti e benvenuti da Federico Lanella. Da Pierpaolo Manfredo, buonasera a tutti. Ebbene sì, torna la Patrick Bauman Swiss Cup o Coppa Svizzera di scena oggi con i quarti di finale. Sul proprio cammino verso la Coppa i padroni di casa incontrano i Lions di Ginevra, già visti da queste parti lo scorso 25 di novembre, occasione in cui la SAM aveva saputo imporsi con il punteggio di 77-60. E dunque l'auspicio per coach Gubitosa e i suoi ragazzi è quello di replicare l'ottima prestazione dell'ultimo scontro diretto di campionato anche nell'inedito incontro di oggi, perché infatti le due squadre non si erano mai incontrate su questo palcoscenico prima d'ora. Dunque è quasi tutto pronto, mancano un paio di minuti o poco più all'inizio di questa partita. Nel frattempo ne approfitterei per ricordare il percorso, la marcia di entrambe le squadre in Swiss Cup fino a questo momento. 16esimi di finale per i padroni di casa contro Vacallo, partita vinta 116-86, mentre invece poi in ottavi di finale ha saputo superare Monte con il punteggio di 83-78. In quell'occasione Dusan Nagan miglior marcatore con 21 punti nei 28 minuti giocati, mentre invece sponda Ginevra i 16esimi di finale. Gli avversari sono stati i ragazzi del Sion Basket, che si sono dovuti arrendere sul 51-123 addirittura, e poi negli ottavi di finale è arrivata un'altra vittoria contro lo Star Wings Basket 107-99. In quell'occasione invece per i Lions il migliore è stato Paul Gravet con 28 punti, 6 rimbalzi e 6 assist nei 34 minuti di gioco. Partita decisamente importante in queste prossime due settimane. Si gioca un po' il futuro della stagione della SAM, perché questa partita determinerà l'ingresso nelle semifinali, quindi la possibilità poi di accedere eventualmente alla finale di Coppa e a fine mese invece a Montreux le finali di Coppa di Lega. Quindi partita sicuramente sentita in casa SAM, sentita sicuramente anche in casa Lions di Ginevra, e vedremo, sarà sicuramente una partita combattuta. Tempo degli scambi, dei saluti prima della partita. Ricordiamo la terna arbitrale di quest'oggi, che sarà composta da Novakovic, Stoichev e Mazzoni. Dunque saranno questi tre gli arbitri di oggi e siamo solamente in attesa di capire quali saranno i quintetti iniziali per la Spinelli. Dovrebbero scendere in campo Dule Mlajan,
insieme a Williams, Martino, Lanford e Clanton, mentre invece per Ginevra risponde con Humphrey, Gravé, Armus, Zin e Anabir, coach Andrejevic che siede sulla panchina dei Leoni. Vedremo anche in casa invece della Spinelli Massagno, non parte il quintetto Marco Vladana con qualche problema fisico, e vedremo un po' come la gestione anche della rotazione della panchina della squadra di Massagno. Da sottolineare il nuovo arrivo che è già debuttato di Edison, e vedremo un po' come si comporterà. Ci sono state delle aggiunte sia da una parte che dall'altra stagione in corso, infatti come giustamente dicevi Marquis Edison ha esordito con la Spinelli due turni di campionato fa, mentre invece anche Brian Colon invece per Ginevra, acquisto la stagione in corso, lui che aveva già giocato anche la scorsa stagione con la maglia di Ginevra è tornato a vestirla e fino ad ora... Sì, Ginevra che forse presta anche a inserire un altro pezzo alla 90 del mercato svizzero in bala, che viene di ritorno dalla Lituania, dovrebbe penso debuttare nelle prossime giornate di campionato. Quindi squadra di Ginevra che sta puntando e sta rinforzando, per ora le squadre si equivalgono in classifica, sono tutte entrambe al secondo posto, diciamo così. Nel frattempo ci fermiamo anche noi per il minuto di silenzio. Tutto pronto, si può cominciare. Interrompo solo per un minuto di silenzio per ricordare la figura di Marco Galli, che era stato un giornalista che ha scritto sulle testate ticinesi per diversi decenni sul basket svizzero. Quindi un pensiero, un ricordo dedicato a lui. Palla 2 alzata nel frattempo e cronometro che inizia a scorrere. Gravé in possesso del pallone cerca di alzare la parabola verso il ferro che non accoglie il primo tiro del campo di Ginevra e dunque possibilità per muovere per prima il punteggio per la Spinelli. Ora con Martino accoppiato con Zim, ora è Dulem Lajan che si fa vedere per ricevere il pallone, poi Williams chiama il movimento dei compagni che per qualche secondo non si muovono dalle proprie posizioni. Tiro difficile in allontanamento per Kevin Lanford che sbaglia, era un tiro difficile però. Sì, sicuramente una buonissima soluzione che è nelle corde del lungo di Massagno, ma purtroppo non è andato a buon fine. Per ora anche freddo forse in questo avvio di partita, nel frattempo cerca di scaldarsi Braden Armus con i primi due punti della partita. Brutto approccio difensivo per la Spinelli Massagno, Clanton che è stato trovato completamente rilassato in difesa e battuto uno contro uno subito. Sono tanti i giocatori che nel corso di questa stagione per Ginevra stanno viaggiando a più di 10 punti di media partita, in questo caso per Braden Armus si tratta di 11 punti e 7 di media nei 21 minuti abbondanti di media che ha giocato fino ad ora nelle prime 15 partite di campionato. Humphrey trova dopo il pick and roll un ottimo passaggio per Gravé che poi viene fermato molto bene da Clanton che sta salendo di giro non di poco nel corso di questa stagione, sempre più decisivo e determinante. Sì, si fa perdonare subito la cattiva difesa con invece una bella stoppata e si riparte. Vediamo Martino a 3 punti, si prende questo tiro che per un buon fine, un po' polvere bagnata ancora per la Spinelli Massagno che non è ancora riuscita a mettersi in ritmo in questo avvio. Ora può mettere altre lunghezze tra sé gli avversari. Ginevra lo fa con Zin, altro pick and roll giocato con Armus, questa volta è il portatore di palla che va al tiro e ha ragione lui, tiro in allontanamento per Zin che va a segno, punti numero 3 e 4 della partita per Ginevra. Sì, Zin in estate è impredicato di arrivare da Lugano qui in collina Massagno, poi dopo invece ha scelto chiaramente un'offerta di Ginevra e Massagno non è stato in grado di controbattere. Arrivano i primi due punti anche per la Spinelli con Clanton
e dunque si muove il punteggio anche per i padroni di casa. Sbaglia Armus dalla parte opposta, rimbalzo è di Clanton e palleggio per Isaiah Williams, che attacca subito il ferro, scarico ancora per una tripla che Martino, che viene un po' sfidato al tiro, è una scelta sembra di una linea ben determinata dalla panchina di Ginevra di lasciare un po' Martino libero per il tiro da fuori. Rimessa nel fondo già effettuata dal capitano Anabir per Humphrey, e lui in cabina di regia per coach Andrejevic, nonostante ci sia anche Zin in campo, che subito va a trovare un assist, uno dei migliori assistmen del campionato. Pesca subito il proprio capitano, che si alza da tre punti e segna il canestro che vale il più 5 per Ginevra. Sì, sembra Ginevra sicuramente più reattiva in questo primo minuti di gioco, molto più in partita, ancora un po' macchinoso l'attacco di Massagna, ma ci pensa Dule Lajan a togliere le castagne dal fuoco. Come sempre tante risposte escono dalle mani di Dule Lajan per la Spinelli, e così anche in questo caso tre punti per lui che si sblocca, sarà un fattore come sempre anche in questa partita. Nel frattempo altri due punti relativamente facili per Armus, che appoggia facilmente al ferro. Sì, un bel piccolo centrale, però ancora qui mi sembra una difesa molto passiva, un po' rilassata dalla Spinelli Massagno. Speriamo che si stringano un po' Ci prova ancora, ci prova ancora Dule, questa volta non ha fortuna e poi non riesce neanche ad evitare di perdere il pallone Williams, palla che termina fuori sul lato, dunque rimessa per Ginevra già effettuata da Anabir per Zin, che supera la metà campo in palleggio cercando di evitare la difesa di Martino. In questo caso Gravier mantiene il possesso del pallone, poi cerca in post basso Humphrey, arriva il fallo della difesa secondo l'arbitro, che era poco distante, fallo di Dule Mlajan. Sì, è abbastanza generoso questo fallo, mi sembra più un contatto di gioco, però anche Dule si lamenta con la terna arbitrale. Dule è subito sfidato con l'accoppiamento con Humphrey, uno contro uno, spalla canestro, questo piccolo mismatch, e ancora Humphrey che cadendo indietro non la mette, però tiro complicato anche per lui, che sbaglia in questo caso. 9-5 rimane questo il punteggio. Fallo di Dule Mlajan di poco fa, è stato il primo di questa partita, primo fallo di squadra per la Spinelli, e ora arriva anche il primo fallo per Ginevra commesso da Anabir. Rimessa dal fondo con 17 secondi sul cronometro a disposizione per concludere questo possesso per la Spinelli. Williams come sempre ad attendere il movimento dei compagni. Clanton raddoppiato in angolo in un primo momento, poi dopo si stacca l'aiuto difensivo, rimane contro Armus e però poi ha la meglio la difesa, che recupera il pallone e rilancia la transizione offensiva dei Lions, che vanno fino in fondo con Humphrey. Sbaglia però, il rimbalzo è di Clanton. Dalla parte opposta Dule finta il tiro da tre punti, poi va in avvicinamento, sbaglia però l'appoggio al tabellone. Evento più unico che raro, il tabellone che non dà ragione a Dule Mlajan, si continua a giocare nel frattempo, ultimi 5 secondi di questo possesso, deve andare al tiro Dule e qui Grave commette un'ingenuità, va a commettere fallo con 2 secondi e 2 decimi. Come dicevi tu, partita con poche interruzioni e quindi scivola via molto velocemente, c'è stato anche un po' di accelerazione finalmente con un Ginevra che ha accelerato, ha provato a spingere un po' in attacco e ha risposto subito Massagno, ma senza finalizzare poi quei due punti. Massagno che tende sempre a giocare un po' al limite dei 24 secondi col cronometro, e adesso un bello scarico di Williams che penetra e trova Clanton sotto canestro, un fallo subito e un passaggio adesso in lunetta per lui. Primi due tiri liberi per Kit Clanton. Sì, Spinelli Massagno ancora sotto i 4 punti, punteggio ancora tutto sotto controllo, diciamo 9-5, partita apertissima ovviamente. Metta segno primo. Doppia doppia di media in stagione fino a questo momento per Kit Clanton in maglia Spinelli, 13.8 di media e quasi 11 rimbalzi. Per lui che è un elemento fondamentale del quintetto titolare di questa stagione.
fa 2 su 2 intanto, e poi arriva il passaggio sporcato da Martino, che non riesce però a recuperare il pallone in maniera definitiva, palla che termina fuori, e la rimessa che sarà per Ginevra con 13 secondi a disposizione. Un fallo per la Spinelli, 3 invece per Ginevra. Questo è un momento importante perché Martino sicuramente può incidere molto difensivamente su Zin, che è sicuramente un giocatore più alla sua portata, dopo farà un po' più fatica con l'ingresso magari di Colon, però potrebbe essere una chiave di lettura quella di mettere molta pressione sul piccolo giocatore di Ginevra. Nel frattempo si stacca molto bene dal lato debole Clinton, ottima lettura difensiva e stoppata su Humphrey, palla che termina nuovamente fuori, ci sarà ancora rimessa per Ginevra, questa volta dal fondo, ci sono sempre meno secondi sul cronometro. Nel frattempo interruzione da parte dell'arbitro che va a colloquio con entrambi i coach, sembra essere tutto a posto, tutto pronto per riprendere con il gioco, ultimi 4 minuti di questo primo quarto. Ecco che arriva, quindi chiamato in campo, nominato, e si presenta Colon, che sicuramente è un giocatore importante per Ginevra. 2 partite giocate per lui, 20 minuti di media, quindi dunque un impiego niente male per lui, con 11 punti fino ad ora di media. Tiro difficile qui dalla Bir, stava per scadere il tempo, ha provato a colpire da lontano, non ci riesce, poi a rimbalzo arrivano sì le maglie nere dei giocatori di coach Andrejevic, e poi però non riescono ad arrivare al tiro. Prima dello scadere del tempo suona la sirena, possesso per la Spinelli, che nel frattempo comanda 2 cambi con Yuri Solka e il marchese Marchese Edison, che fa il suo ingresso in campo in questa partita, così come anche il numero 21, che va subito a sistemarsi nel ruolo di playmaker. Sì, interessante quintetto, diciamo piccolo, della Spinelli Massagno, con Dule Vlajan, Edison, Solka e Williams, è l'unico centro Clinton. Ottimo il passaggio consegnato di Clinton per Edison, non si fa attendere, si alza da 3 punti e segna subito i primi 3 della sua partita. Ora parità a quota 9, dunque convalidato da 2 punti il tiro di Edison. Anzi, ora viene aggiunto anche il 10° punto, quindi sì, confermata la nostra impressione. Prova ad attaccare nel frattempo, spalla canestro in poste, dalla parte opposta del campo a Nabir, e alla meglio ritorna davanti Ginevra. Ci si aspettava una partita equilibrata e fino ad ora la stiamo avendo. Ora è Clinton sotto canestro che prova a dire la sua, palla intercettata probabilmente da Armus, dunque poi termina fuori, la rimessa sarà dal fondo per la Spinelli. Sì, la scelta di quintetto piccolo è determinata dal fatto che ancora vediamo Marco Vlajan, che effettivamente non so se poi entrerà in campo, potrebbero presentarsi delle situazioni di mismatch che sicuramente saranno sfruttate anche da Ginevra. Vediamo adesso comunque anche un altro tiro di Edison cadendo indietro, difficile, quasi a dietro tabellone, niente da fare per lui. E Colon che gioca un pick and roll laterale a sinistra, Nabir che continua a giocare spalla canestro, prima contro Edison, adesso contro Williams, tap-in di Humphrey che realizza altri 2 punti per lui. 13-10, 2 minuti 29 al termine del primo quarto di gioco. Solka ora sfrutta il passaggio di Clinton per cambiare il lato, poi Dule, ora Williams cerca di partire in palleggio ma calpesta la linea laterale secondo l'arbitro, e dunque palla persa. Isaiah Williams, che per ora non si è messo in ritmo all'interno di questa partita, però sicuramente ci proverà nei prossimi minuti. Ora è Zin che mantiene vivo il palleggio e attacca contro Solka. Colon, nuovamente Zin, arriva Armus per il blocco, poi cerca Armus che viene chiuso molto bene da Clinton, costretto a cambiare idea mentre stava saltando Zin, che spesso non è la migliore delle idee. In questo caso arriva una palla persa, 10 Spinelli, 13 invece per i Lions, quando siamo entrati negli ultimi 2 minuti della prima frazione di gioco. Lob di Williams perfetto per Clinton sotto canestro, che poi però viene disturbato dalla difesa regolare secondo gli arbitri di Armus. Invece non è altrettanto regolare la difesa di Williams su Colon,
va a fermare tutto Williams, primo fallo personale, secondo di squadra, mentre va a riposarsi in panchina Kit Clanton in favore di Langford, che ritorna in campo. Sì, rotazione anche per Ginevra. Zin è chiamato dopo quasi 8 minuti di gioco in panchina anche lui. Attacca Nabir, prova a sfruttare i centimetri di vantaggio su Williams, alla fine va al tiro, Nabir sbaglia e poi però arriva la correzione vincente da parte di Arnus, che segna punti numero 5 e 6 della sua partita, uno dei migliori perlomeno in fase realizzativa in questo primo quarto per Ginevra. Commenti tu questo tiro di Dule, che no, prende, posso dire, non l'ho visto, stavo guardando le statistiche, scusa, prende, gira, tira, fa tutto lui, va tutto molto bene per coach Gubitosa, e dunque purtroppo me lo son perso. Ma sicuramente avrai altre occasioni in questa partita, perché Dule di solito non si limita ad un gran tiro, un gran canestro, di solito nell'anello è una serie che ovviamente si augura anche che sia così anche in questo caso. La panchina della Spinelli, Anabir è chiamato in panchina, rientra Grave, adesso è un momento in cui stiamo subendo proprio con questo piccolo quintetto sotto canestro, abbiamo avuto già due rimbalzi, un tap-in e un altro rimbalzo determinante di Armos, ancora Piccherò al centrale, taglio del centro che va direttamente al ferro a schiacciare, bella giocata comunque di Ginevra, intelligente, 17-13, vediamo in preparazione qualche altro cambio per coach Gubitosa. Ottimo il passaggio schiacciato di Colon e sta facendo molto male con il pick and roll Ginevra, la difesa di Massagno, altro tiro d'allontanamento per Langford che sbaglia, poi lotta rimbalzo sul Kama, la meglio Williams. Questo è un fallo per me in attacco. Sbraccia in maniera esagerata, qui Colon non è così, c'era il fallo prima forse di Solcà, potrebbe essere anche questo, magari chiamato questo l'arbitro, ha perpetrato prima il fallo di Solcà e poi la sbracciata di Colon, che era stato molto appariscente, diciamo così. In ogni caso il fallo è per la Spinelli e dunque si ripartirà con la rimessa per, appunto, per la Sam, per Ginevra. Sì, Spinelli già in bonus adesso, quindi ha però solo 25 secondi da giocare. Un possesso importante questo, vediamo se... Non può andare fino in fondo Colon, circa 5 secondi di differenza tra i due cronometri, c'è comunque abbastanza tempo per trovare un altro canestro per Ginevra. Vedremo se sarà così, prova a prendere la linea di fondo Grave, tiro difficile, contestato anche dalla difesa, segna però Grave, ultimi 2 secondi, deve andare al tiro tutt'onda, che non se ne accorge nonostante fosse esattamente davanti alla propria panchina che chiamava a gran voce il tiro. Nulla da fare in questo caso per la Spinelli, terminano qui i primi 10 minuti di gioco, 13-19 è il punteggio in favore della squadra ospite, breve pausa per noi. Forse si può partire da qui, no? Certo, sicuramente è un attacco che è abbastanza lento, è un po' macchinoso, diciamo, quello della Spinelli Massagno, non abbiamo ancora trovato delle chiavi in lettura e anche sicuramente un paio di bombe di Dule, anche l'ultima sicuramente forzata che ci ha tenuto in partita per ora, quindi sicuramente in attacco e non sono tanti punti subiti, quindi 20, diciamo che difesa stiamo tenendo, forse proviamo più in attacco come dicevi tu. Primo possesso offensivo per la Spinelli che arriva a termine con un tiro veloce di solcare 3 punti, sbagliato, sbaglia anche Ginevra e dunque parziale ancora da sporcare per così dire in questo quarto, sbaglia però questa volta al passaggio la Spinelli e ringrazia Colon che recupera il pallone e si riporta nuovamente nella propria metà campo offensiva, altro taglio dopo il pick and roll da parte di Armus che va ancora una volta fino in fondo, fermato solamente con il fallo. Sì, adesso ci sta facendo proprio male Armus con questi giochi centrali di piccolo centrali, non abbiamo ancora trovato una buona chiave di lettura, viene portato subito in panchina sul K, un po' forse punito per la soluzione forzata in attacco, dove ha cercato uno contro uno e poi dopo l'ultimo ha scaricato non sapendo poi come gestire la stazione
su Tutonga. Armos, altro punto per lui, 9 punti per ora al tabellino se non sbaglio per il top, no, non è il top scorer, scusate, però va verso la doppia cifra. Certo, dopo poco più di 10 minuti di gioco sbaglia però qui il secondo dei due tiri liberi, dunque dovrà aspettare per trovare il decimo punto personale. Palla che termina direttamente fuori e viene anche sostituito per la prima volta in questa partita. Armus al suo posto, entra Bentlinger. Contromossa immediata di Gubitosa che richiama Lanthor, magari vuole andare un po' a sfruttare e ricontrastare l'innesto di un nuovo centro di Ginevra. Risposta immediata nel cambio dei lunghi tra tutte e due le squadre. Siamo sempre in attesa della rimessa del fondo che viene incaricata ora a Dule Mlajan, che serve Williams, su di lui l'altro Williams in maglia Ginevra. Poi arriva lo scarico per Edison che non inizia il palleggio e decide di andare da Clanton. Ancora una volta Clanton, dopo aver scambiato sempre con Edison, poi ottimo il passaggio per Tutonga che era tutto solo sotto canestro. Clanton che è sicuramente anche un buon passatore, quindi legge bene la situazione, bell'assist sul taglio di backdoor di Tutonga dall'altro posto. Giocatore completo Clanton, sa realizzare, ha un'ottima visione di gioco sia in difesa che in attacco. Qui nel frattempo arriva un fallo della difesa, il fallo di Edison. Primo fallo per lui e secondo invece di squadra dopo circa un minuto e mezzo di gioco in questo secondo quarto. 15-20 per ora rosicchia una lunghezza di svantaggio la Spinelli dall'inizio di questo secondo quarto. Gravé, ottimo giro per prendere la linea di fondo, poi trova uno scarico per Williams che colpisce da tre punti. Arriva immediato il time out dalla panchina della squadra di casa che vuole evitare che ci possa essere una fuga vera e propria in questo momento della partita per Ginevra, che ora conduce 23-15 e massimo vantaggio sul più 8. Vedremo quali saranno gli effetti di questo minuto di sospensione voluto prontamente da coach Gubitosa dopo il canestro di Michael Williams per Ginevra, che tra l'altro si è iscritto a referto per i suoi primi tre punti della partita. E dunque tentativo di riorganizzare in fretta le idee per evitare di vedere scappare via nel punteggio gli ospiti. Vedremo ora cosa ci dovremo aspettare dei prossimi possessi della Sam. Sì, è un time out importante questo, vediamo, perché come hai detto tu Ginevra che sta provando ad allungare, vediamo se la spina di Massagno riuscirà a contrastare. Buono uno contro uno di Williams, questo è canestro valido, non c'è interferenza perché... e arriva Williams che va direttamente a canestro dal palleggio dalla propria area praticamente. E vengono marcati adesso in questo momento i due punti, 23-17, conteniamo per ora lo svantaggio. La pressione di Williams è... cerca di alzare la difesa, dunque perlomeno sulla rimessa dal fondo la Spinelli, per cercare di complicare le cose soprattutto in fase di impostazione del possesso offensivo, ma ancora una volta in questo caso arriva nei primi secondi del possesso
alla soluzione, arriva al tiro e arriva anche al canestro, in questo caso con Dentlinger, anche per lui i primi punti di questa serata. Clinton prova subito a restituirgli il favore sotto il canestro opposto, si fa spazio molto bene Clinton e poi in reverse dalla parte opposta del ferro trova l'aiuto del tabellone per altri due punti. Sì, un bel canestro di Clinton che risolve anche lui un po' i problemi offensivi di Spinelli. Adesso ancora un altro buona difesa, un tentativo di anticipo su un lob, passaggio alto con un piccolo sempre centrale che sta creando diversi problemi adesso, in questo momento soffriamo molto questa giocata, infatti continuano a battere ferro caldo il Ginevra sempre con l'attacco centrale. Rimessa complicata dal fondo, riesce a fare su il pallone Armus che nel frattempo è rientrato in campo e poi segna ancora una volta Anfri, ha davvero tantissimi interpreti anche nella metà campo offensiva, coach Andrejevic, e il canestro può arrivare da qualsiasi dei cinque giocatori che in questo momento sono in campo, ma ce ne sono anche altri seduti in panchina. E dunque si fa dura per la difesa della Spinelli, che non può neanche troppo scommettere magari sugli errori del quintetto avversario, perché sono tutti dei realizzatori temibili. Difficoltà in palleggio per Dule, che rischia di perdere il pallone. Poi Clinton, finta il passaggio in un angolo, va dalla parte opposta da Tutonda, che si alza, ringrazia il compagno e mette tre punti fondamentali per la Sam in questa fase della partita. Sì, bello scarico di Clinton, come ha detto, abbiamo sottolineato prima, un buon passatore, dà un bel vantaggio a Tutonda, che può sfruttare questo vantaggio per un tiro piazzato da tre punti e portare a casa i suoi primi tre punti del match. Ah, un peccato questa palla che poteva essere recuperata. Il colonico forza da tre punti, rimbalza di Dulo Blanger, proviamo, vediamo se riusciamo a correre un po', alzare un po' il ritmo in offensivo. Ora deve trovare continuità la Spinelli, va fino in fondo, la strada spianata a Dulo, viene fermato solamente dal fallo di Gravé, che alza la mano colpevole del fallo e manda in lunetta Dulo Blanger, fermato nella penetrazione. E nel frattempo arriva un doppio cambio per coach Andrejevic e per Ginevra, con Gravé che torna a sedersi in panchina insieme a Colonna. Al loro posto rientrano Zin e Anabir. Dule Vranja, che viaggia sempre bene comunque al tiro libero con percentuali all'83%, quindi di solito sono i buoni passaggi in lunetta per lui. E poi in casa anche l'aiuto del tabellone, sì, dunque. Sì, questa tabellata classica, meritata da James, viene portata avanti da questa tradizione. 24-27, ora un possesso pieno a dividere le due squadre, Spinelli due falli, uno solo invece per la squadra ospite, che ora è in possesso del pallone, con Anfri che va sul lato destro da Williams e poi torna dal proprio top scorer. Armus prova a giocare contro Clinton, spalla canestro, alla peggio arriva un'altra stoppata di Clinton e dovrebbe essere già la terza in questa prima metà di partita. Sì, peccato questo rimbalzo offensivo concesso a Ginevra, che gli ha dato la possibilità dopo un tiro forzato da tre punti. Ancora stiamo subendo molto il rimbalzo sotto il nostro tabellone, in effetti poi dopo la fine, al secondo e terzo tentativo, i due punti arrivano per Ginevra, peccato. Ed è proprio così, la possibilità per andare a pareggiare o accorciare di diminuire ulteriormente lo scarto. Che è quasi un playmaker aggiunto, sta giocando un po' da regista aggiunto dall'alto, un po' come la tendenza che è un po' del basket moderno ultimamente, quando sono dei buoni passatori con i centimetri. Anche i numeri confermano quanto stavi dicendo, infatti è proprio a rimbalzo che sta perdendo la lotta fino ad ora la Spinelli, con 16 rimbalzi per Ginevra contro i 9 invece della squadra di coach Guditosa, e si vede soprattutto nella metà campo difensiva. Sì, in questo momento si fa sentire anche l'assenza di Marco Lagnone. Saltando Tutonda restituisce il pallone a Edison, che prova ad andare in solitaria, si chiude la difesa, scarico intelligente per Williams che poi però sbaglia e alla fine arriva il fallo di Zin sul palleggio di Edison dopo il rimbalzo offensivo. Sì, buona possibilità di un secondo possesso offensivo e fallo che spezza un po' l'azione, ma riprendiamo almeno con la palla nella metà campo offensiva, la possibilità di ridurre ancora un po' lo scarto. 14 secondi per la Spinelli Massagna in attacco.
sarà proprio Edison che ha subito il fallo in precedenza ad incaricarsi di questa rimessa. Sale a quota 3 falli Ginevra, 3 falli di squadra. Ci avviciniamo all'intervallo, mancano 4 minuti e 55 secondi in questo momento. Sì, è entrato in campo anche Steinman, che è il primo ingresso, mi sembra, passaggio in campo per il giocatore di Massagno. Penetrazione molto difficile, soprattutto a rallentatore quasi per Edison, che riesce però a beffare il proprio difensore e ritorna nuovamente a meno 3 la Spinelli. Ora sul 26-29 attacca Zinn, rimane molto bene su di lui Edison, che ora recupera, forse si lamenta anche per un fallo, in questo caso Zinn, palla sotto canestro per Armus, che ora sta facendo veramente fatica contro la difesa di Clinton. Attacca Edison, porta il blocco Clinton, poi si fa vedere per il passaggio lob, non lo serve Dule Mlajan, poi pensa al tiro, si alza senza ritmo da lontanissimo, oltre 7 metri. Sì, pallone fermo, tiro così, insomma, non una buona soluzione per la Spinelli. Ogni tanto come se ci fossero dei mini blackout, esatto, arriva assolutamente l'attacco e poi dopo si aspetta una soluzione così da fermo e non è mai una buona soluzione. Quella è una palla che si muove, si crea tutta un'altra energia per l'attacco. Lotta su questo primo pallone della sua partita Florian Steinman, e ha la meglio, palla che viene toccata per l'ultimo forse da Williams, che ora va a risedersi in panchina. Rientra Brian Colon, coach Andrejevic, che fino ad ora una rotazione di 8 giocatori. 3.40 sul cronometro e possesso per la Spinelli, ora con Edison in cabina di regia. Chiede l'arrivo di Tutonda, che arriva puntuale, poi giro, palla sul perimetro. Edison cerca un lob difficile, letto bene dalla difesa. Il check di Armas sarà fallo, secondo me, con Edison, è uscito molto fuori e non è solo costretto a allungare il palleggio. Molto aggressivo su questa uscita della difesa su pick and roll. Serie di movimenti in quest'ultimo possesso per la Spinelli sul perimetro per focalizzare l'attenzione della difesa sul perimetro, poi alla fine arriva il lob per Clinton, che avrebbe avuto tanto spazio a propria disposizione, ma è stato provvidenziale in questo caso l'intervento di Armus, che ha evitato altri due punti facili per Clinton, che è fermo a quota 6. Si consultano gli arbitri e viene confermato il fallo da parte della difesa e dunque rimessa dal lato, ancora praticamente l'intero possesso a disposizione Ginevra. Armus consegnato per Zinn e poi arriva il solito blocco del numero 7, questa volta non c'è il pick and roll, allora si torna fuori da Humphrey. Spalla canestro nuovamente, Armus contro Clinton, vedremo se in questo caso riesce a prendere le misure rispetto alla difesa. Arriva però il fallo di Clinton, primo fallo per lui comunque, quarto invece di squadra per la Spinelli, che dal prossimo fallo commesso manderà in lunetta Ginevra. Sotto canestro arriva un'altra stoppata di Clinton, probabilmente suo l'ultimo tocco, che evita il tentativo facile da sotto di Armus, e poi dalla parte opposta il fallo arriva invece per gli ospiti, che vanno a fermare la penetrazione di Edison, che stava scappando verso il ferro, e dunque buon fallo questo con Ginevra, che aveva ancora un fallo da spendere, mentre rientra Gravé al posto di Humphrey per questi ultimi 3 minuti del primo tempo. Tutonda, ora Dule Mlajan, Edison fermo il pallone nelle sue mani, si torna da Dule Mlajan, che prende il fondo, poi cerca un qualcosa a metà tra un lob e un tiro cadendo all'indietro, alla fine arriva il fallo della difesa e altri due tiri liberi per Dule. Sì, porta a casa di mestiere un fallo e ancora la possibilità di rotondare il proprio score dalla lunetta. Per lui 8 punti in quasi 16 minuti di gioco in questa partita,
e doppia possibilità per aumentare ulteriormente il bottino. E grazie al primo tiro libero messo a segno avrà a disposizione ora il secondo per arrivare in doppia cifra. Si rifà sotto nel frattempo nel punteggio la Spinelli, che ritorna ad una sola lunghezza di distacco dagli avversari, mentre torna in panchina proprio Ule Mlađan al suo posto Martino, che va ad accoppiarsi subito con Zin. Alza la difesa la Spinelli, ora riesce a ricevere il pallone Zin e prova a superarla a metà campo, ma in diverse occasioni ha tentato di rendere difficile la rimessa in gioco del pallone dopo canestro segnato la Spinelli. Arriva il solito blocco di Armus per Zin, poi va fino in fondo a Nadir che segna e torna a segnare dopo averlo fatto in avvio di partita tra i punti numero 6 e 7 personali. Chiamato in panchina Ule Mlađan da respirare un po', è entrato Martino che conduce poi il gioco. Clanton, qui difficile il passaggio per Steinman che nemmeno se lo aspettava, tra l'altro dal compagno. Si è brutta palla persa per Spirelli Massagno. Si ferma bruscamente Clanton e cambia idea, non si intende però con Steinman, palla che termina fuori e doppio cambio. Altri due cambi per coach Gubitosa, che poi manda a sedere Williams. Torniamo a vedere come all'inizio della partita i due lunghi della Spinelli Massagno in campo contemporaneamente. Pallone rimesso in gioco quando entriamo ora negli ultimi due minuti da giocare in questo primo tempo. Zin si ferma e va da Gravé, che finta il tiro da tre punti, viene poi però sporcato il pallone da Steinman che ne facilita il recupero da parte dei compagni e alla fine poi aspetta saggiamente Martino, che organizza questo possesso offensivo per la Spinelli. Steinman, arriva Langford che finta il blocco, poi si va a sistemare in post, c'è il mismatch, prova ad attaccare Zin, alla fine sbaglia Langford che cerca un passaggio che non c'era in questo caso, recupera Colonna, va fino in fondo Gravé, forse con il fallo, non è così secondo gli arbitri, e viene dato però canestro buono a Gravé per interferenza. Questa è la scelta presa dall'arbitro che era nei pressi della metà campo. Nel frattempo cerchiamo di capire anche dai gesti quello che è successo secondo gli arbitri. A me sembrava di aver visto un movimento da parte dell'arbitro con... Sì, sì, interferenza sicura, però andiamo a vedere se effettivamente c'è stata. Sembra aver fatto segno sia a peso. Certo, oppure alla retina forse. Ha mosso il ferro. Ora sono colloquio anche tra di loro gli arbitri, anche perché la decisione è stata presa dall'arbitro non di competenza, diciamo, su questa chiamata, ma da quello che era nei pressi della metà campo, che non vedeva arrivare il fischio da parte dei due colleghi di serata, ha deciso di prendere la decisione che viene poi confermata e dunque si rimane su questa decisione con rimessa dal fondo che sarà effettuata da Steinman. 1:22 sul cronometro, 28 Spinelli, 33 invece per i Lions, e dunque più 5 nuovamente per Ginevra, che fino ad ora in questo quarto ha mantenuto un buffetto alla retina. Un buffetto, okay, questo è il termine tecnico, sì, nel senso uno schiaffetto alla retina, quindi in teoria potrebbe essere tanto, è bastato per arrivare alla chiamata di interferenza. È chiamato anche a fare un attacco per Clinton, aver agganciato probabilmente col braccio il braccio del difensore, e diciamo così non è esattamente d'accordo, continua a cercare di far valere le proprie ragioni, ma ormai è troppo tardi, entriamo nell'ultimo minuto, ultimo giro di orologio con un po' pesanti, perché comunque un canestro convalidato, un fallo in attacco,
Adesso vediamo se Gray porta a casa anche più due punti, no? Palla toccata comunque da Nenfor in balzo, giusta questa decisione. Ancora 6 secondi di gioco per Ginevra in attacco. Importante questa difesa con 44 secondi sul tabellone da giocare. Importante questo possesso per limitare eventualmente lo scarto a fine del secondo quarto. Entra Williams, viene chiamato Lenford, oggi non tanto in partita mi sembra il lungo di Massagno. Rimessa nel fondo effettuata da Colonna, ora vedremo chi sarà il destinatario. Passano i secondi, alla fine il passaggio è quello più facile per Colonna, con Gravé che viene perso sotto canestro e appoggia al vetro quelli che sono i due punti più facili. Di Steinman dal lato debole, peccato, però vediamo questo. Questo è fallo, ragazzi, mamma mia. Tentativo di stoppata da dietro da parte di Armus, che salta letteralmente sulla schiena di Clinton. Come prima, poi non fischiamo cosa del genere. Vabbè, basta, zitto. Il fischio non arriva. E allora nuovamente possesso per Ginevra. 30-35 ora, possibilità di andare praticamente fino in fondo, una manciata di decimi a separare i due cronometri. Sbaglia Gravé dopo il lob, sbaglia l'appoggio al ferro e poi però c'è un'altra occasione, ennesima seconda occasione per Ginevra, non viene da dire, per il tap-in che porta, e anche in questo caso dunque destro allo scadere, 30-37 dunque corregge il punteggio proprio sugli sgoccioli di questo primo tempo, più 7 per Ginevra e dunque non ci rimane altro che aspettare i secondi 20 minuti di gioco di questa partita valida per i quarti di finale di Swiss Cup tra Spinelli, Massagno e Lions di Ginevra.
ma non è, c'è sempre un minuto o due di... Ok. Dica qua. Prova. 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 Così è meglio, come un po' più basso. E sento la mia. La tua era alta, Qua era alta. Per me deve tenere un po' più basso. Va bene. Però io non mi quasi non sento così, perché non possiamo alzare questo. Tu lo senti basso? Io lo adesso sento no. Sì, però questo non, ma tu lo senti da lì adesso. Se ti colleghi qua lo sentirai un po' più basso anche te, perché adesso le cuffie un po' tu dalla diretta. Io sto zitto, provo a sentire. Adesso. Nuovamente in diretta dalla palestra delle scuole elementari di Nosedo, è quasi tutto pronto per il secondo tempo di questa sfida valida per i quarti di finale di Patrick Baumann Swiss Cup tra la Spinelli Massagno, che insegue 30-37 nei confronti degli ospiti di giornata dei Lions di Ginevra,
scontro inedito, prima assoluta per queste due squadre in Coppa Svizzera, e fino ad ora la meglio la stanno avendo i ragazzi di coach Andrejevic. Rientrano in campo per Ginevra Armus, Colon, Anabir, Zin, ed insieme a loro c'è anche Anfri, che va ad incaricarsi di rimettere in gioco il primo pallone di questo secondo tempo. Risponde invece coach Gubitosa con Williams, Clinton, Tutonda, Dulemlajan e Edison. Zin attacca il blocco di Armus, che poi riceve il pallone e va fino in fondo, appoggia, si appoggia al vetro con la mano sinistra e trova i primi due punti di questo secondo tempo. Ora primo possesso anche per la Spinelli con Williams, che ora riceve il consegnato da Edison. Clinton in post, si rinnova il duello che abbiamo visto molte volte nel corso del primo tempo tra lui e Armus. Questa volta la meglio la difesa, costretto allo scarico Clinton, e non arriva poi il canestro per la Spinelli, che dunque non si sblocca perlomeno per il momento. Colon, Anabir va con il passaggio per Armus, nuovamente il solito duello ma dalla parte opposta del campo. Alla fine, dopo una serie di tocchi, gli arbitri decidono che l'ultimo giocatore a toccare è stato un giocatore con la maglia nera, e dunque rimessa dal fondo per la squadra di casa. Ed è una fase decisiva questa della partita per la Spinelli, per rimanere a contatto con i Lions. Williams, arriva Edison, cerca di sporcargli il pallone Colonna, alla fine mantiene il possesso del pallone Edison, che poi si prende il tiro senza pensarci in faccia Colon e va a segno. Arrivano tre punti per Marquise Edison, 33-39 ora, due possessi pieni a dividere le due squadre, con ora Zin in possesso del pallone. Ancora Zin, arriva il blocco di Anabir, che ora attacca spalle a canestro contro Williams, arriva un tiro difficile allo scadere poi per Zin. Ora attacca Williams dopo l'errore di Zin nel tiro precedente, sbaglia però anche la Spinelli. Ora diversi errori in questo inizio di terzo quarto. Colon può attaccare, chiuso poi dalla difesa, dal palleggio si costruisce un gran tiro che diventa un gran canestro, due punti per Colon, che ora riporta Ginevra a più 8. 8 punti che sono stati il massimo vantaggio per Ginevra, che però vengono riportate poi a 5 punti con la tripla di Dulemlajan, sempre caldo da ogni 20 punti. Possibilità di arrotondare ancora Bottino per lui e andare a punteggio completo, 4 punti in questa azione. Dule per ora un 10 punti già in doppia cifra, comunque in ogni caso in questa prima parte, i primi due tempi della partita. C'è ancora da aspettare per il tiro libero di Dule, che arriva in questo momento e va a segno. Dunque accorcia nuovamente e ulteriormente le distanze la Spinelli, ora meno 4. Zin, difesa zona intanto per la Spinelli Massagno, prova a giocare questa carta coach Gubitosa. Ora però nell'angolo viene perso Colon, che sbaglia, non punisce il ritardo colpevole della difesa della Spinelli. Poi transizione molto veloce dalla parte opposta con Clinton, che va a concludere il contropiede e appoggia il vetro. Adesso il time out, arriva per la panchina ospite. 41-39 ora il punteggio per
sempre per Ginevra, ma con la Spinelli che si è riavvicinata in maniera pericolosa, e dunque time out. Sette minuti precisi sul cronometro, e che ora torna a scorrere, rimessa per Ginevra nella metà campo difensiva, e Zin ora va da Colon. Ennesimo blocco sia per Armus che per Anabir. Va nel traffico poi Zin e scarica per Colon. Ora Armus in post contro Clinton, decide di tirare in allontanamento, sbaglia qui Armus, e poi il rimbalzo viene controllato da Dule Mlajan. Per ora porta tutti il cambio difensivo di Cogi Dubitosa, due palle recuperate, parziali di 6-0 aperto ancora per la Spinelli Massagno. Vediamo se andremo a pareggiare questo conto con Dule che forza a tiro, la soluzione, subisce anche palla a Colon, and one per lui, e passaggio ancora in lunetta. Dule sempre caldo, sappiamo benissimo le sue doti di realizzatore, sicuramente non è mai mancato nella sua carriera questa capacità. Si costruisce ancora una volta il tiro dal palleggio dopo la giocata da 4 punti, ora arriva una probabile giocata da 3 punti, e nel frattempo però arriva anche il pareggio a quota 41 per la Spinelli, che ora sta vivendo un momento estremamente favorevole e deve continuare a cavalcare quest'onda per piazzare a sua volta ora il contro parziale nei confronti di Ginevra. 42-41 e vantaggio per la Spinelli, che non arrivava dal primo quarto a rimettere la testa avanti. Tentativo di rimandare fuori il pallone per Tutonda, che però non trova nessuno, allora la palla rimane stoppato Colon sotto canestro ancora da Clinton, dovrebbe essere la sua quarta stoppata se non sbaglio. Buona presenza sotto i tabelloni per il lungo di Spinelli, cattiva rimessa, il pallone buttato via da Colon, e parziale ancora aperto, 9-0 per la Spinelli Massagno, che forse è la prima volta che mette la testa avanti, o forse secondo su un 10-9 nel primo quarto. Sì, sì, è dal primo quarto che non trovava la testa in questa partita. Nel frattempo Dule con un altro tiro molto difficile, cadendo, che non va a segno. Palla che termina fuori, la rimessa sarà per Ginevra. Prima si era perso Williams, si era perso Humphrey, ma poi il passaggio fuori misura di Colon ha graziato. In quel caso il numero 1 in maglia bianca si torna a giocare. Due falli per Ginevra, ancora nessuno invece per la Spinelli, e ci avviciniamo sempre di più alla metà di questo terzo quarto. Zin attacca il blocco, poi va da Humphrey libero o quasi nell'angolo, confermato però da due punti il canestro di Humphrey, e dunque rimette la testa avanti questa volta Ginevra. Interrompe la serie negativa di attacchi offensivi di Ginevra. Edison che attacca, lay up appoggiando male al tabellone, però possibilità di contropiede per Williams che attacca direttamente Dule Vlajan, che va a fare il suo secondo fallo, anzi terzo fallo se non sbaglio per Dule Vlajan. Arrivata la correzione di Humphrey a canestro, ma è arrivato prima il fallo, e dunque saranno due tiri liberi per Williams. Con il canestro arrivato in precedenza, Ginevra chiude il parziale positivo per la Spinelli di 9-0. Coach Gubitosa che non chiama in panchina, lascia in campo Dule Vlajan con tre falli, il suo giocatore esperto. Ancora 15 minuti di gioco,
primo dei due tiri liberi a segno per Williams, solamente due prima di questi tiri liberi per Williams erano stati tirati da Ginevra, che ora grazie al 2 su 2 di Williams va ad un 3 su 4 complessivo, mentre invece fino ad ora immacolato il percorso dalla lunetta per la Spinelli, 8 su 8. Partita che va avanti a parziali, il primo parziale per la Spinelli, adesso contro parziali 4-0 per Lions di Ginevra. Dule cerca di costruire qualcosa dal palleggio, poi arriva lo scarico per Edison che non riesce a controllare il pallone, palla che gli scivola letteralmente dalle mani e termina fuori. Altro cambio nel frattempo per la Sam. Adesso probabilmente ci ripensa, il coach Bittosa porta in panchina a riposare e a proteggere dal quarto possibile fallo, visto che la partita è ancora lunga aperta. Probabile anche che lo si rivedrà solamente nel quarto periodo. Attacca Humphrey, poi scarico e giro palla da Williams a Zinn, prova ad attaccare Zinn, poi decide di andare fuori, ancora da Williams, tiro corto su primo Ferrer, rimbalzo di Clinton, allora può ripartire al piccolo trotto Isaiah Williams dalla parte opposta. Clinton arriva per il consegnato Solca, Clinton decide poi di andare da Tutonda che ribalta al lato, Williams può andare fino in fondo, ha lo spazio, tiro difficile, cadendo, cade perché arriva il fallo, la spinta da parte della difesa che regala due tiri liberi al numero uno della Spinelli. Terzo fallo di squadra per Ginevra e anche il terzo fallo personale per Anabir. Leader di questa partita fino ad ora Dule Mlajan con 17 punti, a quota 10 anche Clinton che ha anche già 6 rimbalzi e 4 assist, dunque grandissima partita di Clinton, mentre invece risponde Ginevra con gli 11 punti di Armus che siede ora in panchina. Doppio doppio per Armus, 11 punti e 10 rimbalzi già per lui. Nei pressi della doppia cifra ci sono anche Humphrey con 8 punti e Anabir, autore di quest'ultimo fallo, con 9. Sbaglia il primo dei due tiri liberi Williams e rimane meno 3 la Spinelli, ma ancora un'opportunità di arrivare a meno 2. Migliora la propria percentuale dalla lunetta con il secondo tiro libero Williams. E ora attacca Gravé che si gira e tira piuttosto indisturbato in questo caso, segna sì, due punti. Sale in posta alto, gira il tiro per lui libero, nessuno l'ha seguito in questo taglio, soluzione classica per attaccare la difesa zona. Adesso probabilmente Ginevra che ha trovato un po' le soluzioni per attaccare la zona. Comunque attacca invece il ferro Edison, end one per lui, canestro e tiro libero supplementare. Vediamo se poi continuerà con la difesa zona 2-3 oppure 2-1-2 o invece passerà, tornerà a uomo adesso la Spinelli e Massani. Tiro libero supplementare anche per Edison. Meno uno ora per la Spinelli con 3 minuti e 52 ancora da giocare in questo terzo quarto. Sì, come ha detto, mai conosco abbastanza bene Guidosa, vedi, è tornato subito a difesa uomo. Zinn. Probabilmente difesa che sarà poi alternata, penso, anche nel prossimo del match. Mantiene vivo il palleggio sul pressing di Addison, poi arriva il cambio difensivo, mismatch favorevole per il palleggiatore in questo caso, che poi però alza un pallone in direzione del ferro che non viene accolto da nessuno e contropiede facile per la Spinelli, concluso da Tutonda
con altri due punti personali. Lui dico sempre punti. Con questi quintetti magari potremmo correre di più, alzare il ritmo, quindi quando sono delle rotazioni classiche, quindi Dule che magari preferisce giocare un po' più controllato, quando invece esce con quintetti con un po' più giovani, con Solca, Tutonga, Martino e altri, Williams, si può giocare anche con un ritmo diverso e magari sfruttare un po' di velocità in più. Rientra Armus e va a sedersi a Nabir per Ginevra, che ha 14 secondi sul cronometro per arrivare al tiro. Humphrey va via nettamente a Williams, in questo caso va fino in fondo, poi arriva fino al ferro, altri due punti per Markel Humphrey, che ora raggiunge sì la doppia cifra. Fa saltare tutti Clanton, alla fine arriva il fallo di Armus che è appena rientrato in campo. E dunque tiri liberi per Clanton. Ora ritmo che si è un po' spezzettato. Sì, di fase della partita non bellissimo, diciamo, molto diverse interruzioni, sì. Comunque partita tirata, punto a punto, tentativo di scappare di Ginevra che è stato bloccato prontamente dalla spina di Massagno in quel bel parziale, adesso si va avanti in questa fase proprio punto a punto. Segna Clanton e dunque perfetta parità, quota 49 ora. Clanton ha chiamato in panchina a rifiatare un attimo, oggi veramente sicuramente i due lunghi, quello presente, quello più determinante in partita. Qualche minuto di riposo per lui. Ora senza Mlađan e senza zona, Clanton. Un altro passaggio a zona dopo un paio di azioni a uomo. Vediamo se sarà ancora un po' in difficoltà la Ginevra, invece con un tiro da tre punti sbagliato, peccato questo, palla persa malamente da Edison che provava a far correre e a lanciare il contropiede. Humphrey che prova a giocarsi magari uno contro uno con Tutonga, in effetti così, mano sinistra forte, va al tabellone, canestro per lui, bella giocata del top scorer di Ginevra. Era chiaro questo tentativo, si vedeva che sarebbe partito uno contro uno. Edison costretto a fermare il palleggio, poi ribaltamento del lato, la palla torna nuovamente da Edison, arriva forse anche un fallo qui sul suo palleggio, si continua a giocare e va bene così per la Spinelli perché arriva il gran canestro da parte di Yuri Solka che decide di andare a segno nel momento migliore della partita. I primi punti per lui arrivano ora quando siamo in una fase quasi decisiva per le sorti di questa partita. Nel frattempo tira buttandosi all'indietro Humphrey e pesca il fallo della difesa. Difficile affermare quando parte sulla mano forte, quindi dovrebbero spingerlo un po' più sulla mano debole perché già due volte consecutive che attacca sempre sul lato sinistro e poi va quasi fino al ferro. Doppio cambio. Doppio cambio per Coach Andrejevic. Con Colon e Zin. Che rientrano in campo. Assegno il primo per Humphrey nel frattempo. Parità. E dopo il 2 su 2 arriva anche il momento di Humphrey per tornare a sedersi in panchina, perlomeno momentaneamente, ritorna a Nabir per questi ultimi secondi del terzo quarto. Edison attende l'arrivo di Langford che poi riceve indisturbato e ha un tiro dal mezzo angolo per provare a colpire la difesa, sbaglia però, niente da fare ancora una volta per Langford.
che è ancora fermo a quota 0 punti, non è riuscito a sbloccarsi per ora in questa partita. Colon libero da 3 punti, restituisce il favore a Solca, risponde subito Colon, ritorna nuovamente in vantaggio. Ora Ginevra con un po' più di consistenza, più 4. Serie di contatti nel pitturato tra Langford e la difesa dei Lions, che ha la peggio, e dunque, avendo già esaurito il numero massimo di falli da spendere, va in lunetta Langford con 2 tiri liberi. Forse proprio questo è il momento in cui potrà sbloccarsi anche in fase realizzativa. Non è così, purtroppo non è così, sbaglia ancora. Purtroppo sbaglia il primo dei 2 tiri liberi. Uno su due per Langford, che forse da questo canestro potrà prendere anche un po' di convinzione in più. Ora Colonna aspetta l'arrivo di Anabir, che finta però il blocco, e allora poi arriva il tiro per Zin dal palleggio, direttamente dal palleggio per lui, dalla media distanza. Un bel canestro per Zin, che ricaccia la Spinelli a meno 5. Spinelli che prova a gestire la palla fino al termine del terzo quarto, 10 secondi di gioco. Williams che prova a giocare uno contro uno, Edison che tira da 3 punti, non va a questa prima soluzione, 3 secondi di gioco, vediamo se possono costruire un tiro. Colon che quasi va. La forzatura della Spinelli, scopre il fianco dalla parte opposta per un ulteriore tentativo da parte di Ginevra, non segna nessuno, non si segna né da una parte né dall'altra in questo caso, e dunque il punteggio rimane sul 58-53, sempre in favore della squadra ospite, nonostante la Spinelli sia rientrata dallo svantaggio di 8 punti, abbia messo la testa avanti anche per diverso tempo nel corso di questo quarto, ora si ritrova nuovamente ad inseguire in vista degli ultimi 10 minuti di gioco. Nuovamente in campo sia la Spinelli che Ginevra, e si ripartirà dal 58-53 dopo la mezz'ora di gioco, e dunque ultimi 10 minuti di gioco, salvo ovviamente tempi supplementari, e per ora il tabellone dice più 5 per gli ospiti, che hanno condotto per larga parte in questa partita. Rientra in campo con Edison, Mlajan, Langford, Williams e tutt'onda la Spinelli, con un quintetto tutto sommato leggero. Risponde invece Ginevra con Zin, Colon, Armus, Gravé, che ora va a recuperare il pallone, e il capitano Anabir a concludere il quintetto. Primo possesso e prima palla recuperata per Ginevra. Scambio e gioco a due ripetuto per i Lions, che poi festeggiano il canestro di Armus, che sotto canestro non sbaglia. Assist per Colon. Brutta entrata in partita e questo terzo quarto quarto per la Spinelli. Niente, vediamo di reagire un attimo a questa situazione. Meno 7, possibilità di andare a portare 8 punti di vantaggio per il Lion Ginevra, e Armus mette anche questo.
vediamo se riusciremo a contrastare questa situazione. Momento decisivo e canestro che rischia di spostare l'inerzia della partita dalla parte di Ginevra in uno dei momenti più decisivi fino ad ora. Ora nuovamente più 8, massimo vantaggio eguagliato per Ginevra. Sbaglia qui Williams, un altro che ha fatto fatica a trovare la via del canestro in questa partita, solo 3 punti per lui, e ora altra opportunità per sfondare addirittura quota 10 punti di vantaggio per Ginevra. Zin gioca il pick and roll, poi temporeggia, tiro difficile, non prende nulla. Anabir cerca di andare a rimbalzo, alla fine non controlla il pallone nemmeno lui e viene graziata in questo caso la Spinelli, ma deve velocizzare le operazioni per rientrare a contatto prima che possa diventare troppo tardi. Adesso vedo che Gubitosa chiama Clinton, che in questo momento si fa sentire la sua passaggio in panchina, probabilmente andrà a sostituire Lanford, non molto presente questa sera. Tripla, è chiamato, risponde positivamente Williams. 3 punti importanti per ridurre lo scarto, per stare sempre in partita a contatto e potersi giocare questo nel finale di partita, la possibilità di accedere alle semifinali di Coppa Svizzera. Tripla fondamentale tanto per se stesso quanto ovviamente per la squadra, in questo caso 5-6-6-1 e possesso per Ginevra. Ha perso Gravé, arriva in ritardo Dulem Lajan, alla fine lotta in difesa la Spinelli e questo deve fare alla meglio qui la difesa, e poi arriva il fallo di Anabir a fermare la transizione offensiva. Era finito per terra Armus, ma senza contatti irregolari secondo gli arbitri, infatti stanno da chiedere proprio questo probabilmente Armus all'arbitro. Non c'era fallo, si era chiusa molto bene la difesa della Spinelli su di lui, e ora la possibilità per tornare ad un solo possesso di distanza da Ginevra e continuare questa richiesta di andare a vedere il video per il fallo antisportivo che è stato fatto nel momento in cui Dulle scaricava la palla su Edison proprio per fermare, come dici tu, il gioco, la transizione. Arbitri che vanno a rivedere, vediamo cosa salterà fuori questa decisione. Potrebbe essere anche questo un piccolo passaggio positivo per la Spinelli Massagno per ridurre ulteriormente lo scarto. Nel frattempo possiamo parlare di percentuali al tiro, tiri dal campo per Ginevra, percentuali pressoché uguali, quello che fa la differenza è la mole di tiro, 26 su 57 con un 45% dal campo contro il 18 su 39 per la Spinelli, che sta tirando con il 47% da 2 punti e con il 44 da 3 contro il 50 da 2 per Ginevra ed il 27 da 3, mentre come dicevi confermata. Sì, cambio nel lunghi di Massagno, ritorna Clinton, molto più positivo questa sera. E appunto primo tiro libero per Dulem Lajan. Buona notizia questa per la Spinelli con 2 tiri liberi in questo momento. Importante. E anche il possesso ovviamente che rimane alla Spinelli, che rimetterà il pallone in gioco dal lato con i consueti 14 secondi a disposizione per arrivare al tiro. Williams riceve il passaggio direttamente dalla rimessa da Edison. Ora viene pescato in post Clinton, raddoppiato in un primo momento da Nabir, che poi ritorna su tutt'onda, costretto a prendere un tiro strano qui Clinton, perlomeno senza ritmo, sbaglia e allora rimane a meno 3 la Spinelli. Colon alza la parabola, rimbalzo e viene controllato da tutt'onda. Tanti minuti per lui in campo quest'oggi, anche complice ovviamente l'assenza di Marco Mlajan, e sta ripagando però molto bene tutt'onda. Nel frattempo dalla parte opposta del campo arriva il fischio che ferma nuovamente il gioco, il fallo di Zin, e la rimessa sarà per la Spinelli. Prova a correre la Spinelli, alzare un attimo il ritmo e portiamo a casa un altro fallo comunque importante. Colpo al ginocchio per il lungo di Massagno. Sofferente Clinton, speriamo ovviamente che possa continuare a giocare, questa è anche la speranza per coach Gubitosa, ma sembra essere tutto rientrato. Passaggio al volo quasi di Clinton per tutt'onda che segna un altro canestro e conferma quanto dicevamo poco fa, gran partita di tutt'onda, che magari non è esattamente il giocatore più appariscente ma molto molto
utile e sempre potrebbe essere un bel segnale comunque per Coach Gubitoso e la panchina di Massagno, questo è il futuro per le rotazioni nelle partite decisive, insomma. E vedo che comunque anche Coach di Ginevra torna a mettere i pari, li mette un lungo, toglie il collo. Anfri in panchina da qualche minuto per respirare adesso. Prima un giocatore molto importante che aveva scavato anche quei piccoli parziali, quegli attacchi importanti. Viene rispolverato giustamente da Coach Andrejevic, vedremo se ripagherà nuovamente Anfri. Consegnato di Armus per Zin, che poi va nell'angolo per la tripla di Anabir che segna, lui è un tiratore e lo conferma anche in questo caso, tre punti importantissimi per il capitano dei Leoni. Ora più 4 per Ginevra, Williams vede uno spiraglio per attaccare il pitturato, si gira sulla linea di fondo, molto bene in difesa su di lui Zin e alla fine il tap out dopo le ore di Williams e di Armus che favorisce il controllo decisivo del pallone da parte di Zin, mentre dalla parte opposta molto fiscale questo fischio, contatto su Armus che subisce il fallo. Sì, anche sull'uno contro uno di Williams potrebbe essere una chiamata perché se non sbaglio il difensore, non mi ricordo chi fosse, ma aveva agganciato la maglietta, si è visto stirare la maglietta, probabilmente agganciato anche volontariamente la maglietta, ma l'ha portato fuori equilibrio nella rotazione, nello spin move. Terzo fallo della Spinelli che qui si perde grave sotto canestro, perché anche nel primo quarto, nel secondo quarto è stato un esempio, la stessa rimessa con lo stesso canestro, con la stessa marcatura di Dule, non è la prima disattenzione su questa rimessa, sì, perché sono cose che si studiano anche in partita, negli allenamenti precedenti, gli schemi da ripulire, una cosa, una rimessa nuova, non penso. Ancora una volta è dalla parte opposta Tutonda a ricevere un passaggio sotto canestro e arriva il fallo di Gravé in questo caso che porta Ginevra a quota 3 falli di squadra, così come anche la Spinelli. Ora sono 6 minuti e 17 secondi sul cronometro, più 6 per Ginevra che continua ad essere al comando di questa partita, ma ha sempre il fiato sul collo della Spinelli che non vuole mollare, si mantiene sempre a 1-2 possessi di distanza. Sì, partita aperta, sono solo 6 punti, abbiamo visto che ci sono continui parziali da una parte e dall'altra, quindi Ginevra che tende ad allungare, poi dopo la squadra di Massagno che ricuce e addirittura è passata anche in vantaggio, quindi c'è tutto il margine per poter gestire ancora questa partita, portare a casa questa vittoria importante che abbiamo detto per la stagione della Spinelli di Massagno. Credo che prova a giocarsi 1-1 contro l'Armus, mani sulla palla di Armus che spende il fallo sul lungo cinese, va ad abbracciarlo sostanzialmente, si lamenta il coach ma il fallo c'era tutto. Due tiri liberi per Clinton, quarto fallo di squadra per Ginevra, arrivano il terzo e il quarto in rapida successione, quindi al prossimo fallo commesso si andrà sempre in lunetta sponda Spinelli. Primo dei due tiri liberi per Clinton che va corto sul primo ferro abbastanza bene, 82%, importanti questi tiri liberi in tutto questo finale, probabilmente diventeranno importanti col Ginevra a 6 minuti al termine già in bonus, quindi bisogna portare a casa il più possibile, sicuramente da sfruttare, riesce a migliorarsi, manda a segno il secondo tiro libero, ancora difesa zona se non sbaglio, quindi la spina di Massagno continua con questa difesa, ha portato benefici, ma poi alla fine sembra che il Ginevra stia organizzando questa difesa. Pescato sotto canestro Armus che continua soprattutto in assenza di Clinton ad essere una vera e propria sentenza sotto canestro, sale a quota 14 punti, migliora ulteriormente la propria doppia doppia, segna e risponde dalla parte opposta anche Clinton, punti numero 12 e 13 per lui, nuovamente meno 5 per la Spinelli. Taglia bene verso canestro, brutta difesa e nessuna, poca comunicazione nella difesa del Ginevra che non viene chiamato il cambio, il lungo di Massagno che taglia comodamente il servito a canestro, ancora un taglio sotto Bechtol,
questi sono brutti errori, perché due possessi, due canestri per Massan, per Ginevra, che questo è il caso molto di cambiare difesa e tornare uomo contro uomo. Ancora Clayton cercato sotto canestro, movimento e infrazione di passi, però purtroppo per Clayton che arriva giustamente per interrompere questo buon momento per Ginevra, colpevolmente in ritardo poco fa. Ancora una volta purtroppo Dule Mlajan, che era accoppiato con Gravé, più 7 ora per Ginevra quando siamo entrati in questo momento nella seconda metà del quarto decisivo, e dunque breve pausa. Nuovamente in campo e ora si entra nel vivo. Minuti importanti, 5 al termine, meno 7 per Aspirelli Massagno, che ha messo testa avanti un paio di volte in occasione nell'arco della partita. Ginevra quasi sempre in controllo, diciamo così, anche se non è mai riuscita a dare il colpo decisivo per chiudere questa partita, quindi ci sono ancora speranze. Continua la difesa invece, Coach Grittoso vuole solo parlare probabilmente di altre cose, mantiene la scelta della difesa a zona, vediamo se porterà i frutti. Palla che comunque gira meglio adesso nell'attacco di Ginevra. Fin che prova ad attaccare contro uno, taglia nella birra, un one per lui. Ai ai ai, questo era un brutto canestro, perché per far precipitare Massagno a meno 9, con possibilità addirittura di arrivare con lo scatto in doppia cifra. È già pronto in lunetta Anabir, per lui che è il capitano, tiro libero importante, pesante. Va a segno. Ho fatto male i calcoli, meno... Sì, ma è stato corretto il tabellone, stanno correggendo. Stanno correggendo, allora sono solo meno 9. Oh, va bene. Comunque. Bene questa soluzione. Risponde anche Clayton, canestro col fallo, anche dalla parte opposta. Però il margine di errore si assottiglia sempre di più per la Spinelli. In questi casi il cronometro si fa amico della squadra che conduce. Tiro libero importante per Clayton, che nei passaggi precedenti in lunetta ha sbagliato sempre il primo tiro libero, questo se non sbaglio la sua statistica di stasera. Vediamo se riesce invece a invertire questa tendenza. Sbaglia però Clayton, il rimbalzo è di Armus, che ne controlla un altro, l'ennesimo di questa sua partita. Gravé ora aspetta l'arrivo di Humphries, che poi indica a Gravé di andare da Anabir. Qui fa fatica, commette anche infrazione di passi, anche secondo me sbaglia, però lottano poi Armus e Clayton. Alla fine la palla viene toccata con un piede da Zin, termina fuori e rimessa dal fondo per la Spinelli, ma poteva arrivare ben prima al possesso per la Spinelli con una probabile infrazione di passi per Anabir. 3.52 al termine, tutti i possessi diventano sempre più pesanti, più determinanti. Solca supera la metà campo in palleggio e attende l'arrivo di Dule Mlajan e Clayton, doppio blocco per lui. Alza l'intensità della difesa a Ginevra, prova ad andare fino in fondo Williams, il tiro è difficile, tra l'altro correndo parallelamente rispetto al canestro. Si torna uomo.
ennesimo cambio difensivo, cambio di tattica difensiva per la Spinelli, che sta alternando difesa zona, difesa uomo, per complicare le operazioni offensive di Ginevra. E poi però c'è sempre qualcuno libero con la maglia nera, anche in questo caso però non riesce ad approfittare della situazione favorevole a Nabir, va fino in fondo Dule Mlajan, fermato ancora una volta solo con il fallo, e ora va in lunetta per due tiri liberi quando mancano 3 minuti ed 8 secondi al termine della partita. Esce Anabir, che torna in panchina, e rientra Armus. Armus gravato di 4 falli, potrebbe essere, mancano ancora 3 minuti, potrebbe essere attaccato. Sicuramente dovesse uscire dalla partita, potrebbe essere un piccolo vantaggio per la Spinelli Massagno. Adesso è importante comunque realizzare questi tiro libero supplementari, questo tiro libero, secondo tiro libero per Dule. Continua, che va a segno col suo 100% dalla lunetta. Meno 6 ora per la Spinelli, che prova ad alzare la difesa, è da solo però Gravé. Allora Williams supera la metà campo, mantiene vivo il palleggio Michael Williams, che poi decide di servire Zin. Arriva il blocco di Gravé, niente da fare in questo caso, arriva il blocco anche di Armus, che viene sfruttato in un secondo momento da Zin, che poi si prende il palleggio, arresto e tiro, che sbaglia però. Allora possibilità di contropiede per la Spinelli, che ora deve capitalizzare al massimo tutte le occasioni che si presenteranno. Clanton, quasi un consegnato per Solca, che poi però viene chiuso molto bene dalla difesa e non può far altro che andare incontro ad una palla persa. 4 falli per la Spinelli, 5 per Ginevra. Peccato, poteva essere una buona occasione per ridurre lo scarto. Adesso vediamo Zin che attacca ancora dal centro, lo scarica sul lato, palla deviata da Edson, ancora possesso con solo 5 secondi sul cronometro del 24 per la squadra delle mano. Time out, e dunque ci fermiamo sul 67-73, poi ritorniamo con gli ultimi 2 minuti e 17 di partita. Nuovamente in diretta, e ora ritornerà a correre anche il cronometro. Squadre che non hanno più falli da spendere, tiro subito uscendo dai blocchi dopo la rimessa per Michael Williams. Questo è un canestro che rischia di essere molto importante per Ginevra. Nel frattempo non si era resettato il cronometro dei 24, e dunque gioco interrotto e rimessa per la Spinelli, che subisce un duro colpo in uscita dal timeout. Canestro pesante, molto pesante questo, anche perché c'erano solo 5 secondi se non sbaglio sul cronometro, giusto, per l'attacco del Lions di Ginevra. E una bella uscita dal time out per Ginevra, costringe la Spinelli Massagno a subire questo ennesimo canestro a 3 punti e parziale, che porta la Spinelli a meno 9. Raccolgono il massimo sicuramente da quest'ultima azione i Lions. Ora si riprenderà con la rimessa per la Spinelli sul meno 9. Sì, viene ritoccato di 7-8 secondi, 2 minuti e 15 al termine. Quindi
e ora però alza la difesa anche Ginevra, sì, per far spendere un po' di tempo all'attacco di Massagno. Dujan Mlađan attacca la difesa di Gravé, poi arriva anche l'aiuto di Armus, costretto a scaricare Dule. Clanton consegnato proprio per Dule, tiro difficile, uno dei suoi, e però lo sbaglia, e non di poco in questo caso. Palla che va solamente contro il tabellone, poi viene raccolta dalle mani dei giocatori in maglia nera. Zin ha spazio per andare fino in fondo, finisce per terra, non c'è nulla, allora palla recuperata per la Spinelli con Dule Mlađan, che non si accorge di essere stato servito in contropiede da Solca. Alla fine riesce comunque a controllare il pallone e palla che termina fuori, anzi arriva anche il fallo e dunque gita in lunetta. Vediamo se vanno a rivedere anche questa situazione di fallo. Si sembra esserci disaccordo tra gli arbitri. Normal foul. Viene confermata la decisione presa in campo. Non viene neanche, non vanno neanche a vedere il video. Due tiri liberi comunque con Dule, che potrebbe a cronometro fermo comunque per ora un parziale di 9-10-10 per lui dalla lunetta, 11-11, continua la serie positiva del tiratore di Massagno, che nel frattempo raggiunge quota 22. Facciamo anche 23, ora meno 7 però per la Spinelli, e il tempo stringe, cerca di alzare anche l'intensità difensiva a tutto campo, arriva però il fallo e ci sarà una gita in lunetta dalla parte opposta del campo per Gravé. Esce Mlađan, autore del quinto fallo, e dunque purtroppo per la Spinelli costretto ad uscire anzitempo da questa partita. Non esattamente la migliore delle notizie in vista del finale di una qualunque partita, figuriamoci di questa, che per ora sorride alla squadra ospite. Segna il primo tiro libero Gravé. Più 8 ancora. Il vantaggio, possibilità di andare anche al primo. Mette anche il secondo. Rimessa al fondo effettuata da Williams per Solca, e deve assolutamente trovare dei punti in questa azione la Spinelli. Clanton in post, se la gioca contro Armus, si fa spazio anche con il braccio sinistro in maniera regolare, e dunque due punti importanti per Clanton. 18° punto per il centro di Massagno. Prova a anticipare Edison nel passaggio. Ginevra che gioca il cronometro, cerca di spendere il più tempo possibile, ma mi sembra il linguaggio del corpo di Massagno che quasi non ci si creda quasi più, almeno ho questa sensazione. Stoppata ancora ennesima di Clanton. 2.8 secondi. Sesta stoppata della partita per Clanton. Che ne cerca un'altra, ma in questo caso arriva il fallo e anche il fallo tecnico per aver gettato via il pallone, probabilmente anche perché comunque la protesta è arrivata. Diciamo che non si mette bene per la Spinelli, che con Clanton, che è diventato anche il leader realizzativo nel frattempo, contata l'assenza di Mlađan, che ha provato a segnare da una parte, a mettersi ancora una volta in luce. Stoppata pulita, adesso rivedendo mini replay diretta ovviamente in ritardo, però chiamata sbaglia questo tiro libero Armus,
ora sbaglia anche il secondo. Possibilità nuovamente per la Spinelli con Williams che con grande esperienza porta a casa un altro fallo. Si fa tamponare, va a canestro. Partita che tutto sommato è ancora aperta nonostante qualche errore, terza rimessa sotto canestro con quel blocco che subiamo. Non è mai scappata via in maniera definitiva Ginevra, ma è sempre sembrata quasi irraggiungibile, no? Si è sempre cercato di rifarsi sotto, riuscendoci anche nel terzo quarto in realtà. Adesso abbiamo la possibilità ancora di ridurre con Williams alla lunetta, poi 59 secondi, può succedere ancora di tutto, ce lo auguriamo. Palla Massagno in attacco. Sicuramente diciamo che non lo scopriamo in questo momento, ma è da tenere in considerazione Ginevra anche per il bottino grosso nel campionato a questo punto, addirittura con le aggiunte di Colon e di Mbala, come sarà a breve. È sicuramente una squadra tosta da affrontare, anche molto lunga ora come panchina. Sì, con tanta rotazione, bella rimessa adesso la Spinelli Massagno, 4 punti consecutivi di Williams che tiene aperta la partita, meno 4. Out adesso di Ginevra, immagino che vuole parlare su questa situazione. Fanno questo i giocatori importanti, partita sottotono comunque per Williams, che però in questa fase della partita si sta mettendo in mostra in maniera positiva e sta facendo di tutto per cercare di mantenere vive le speranze della Spinelli. Time out e pausa qui alla Nosedo. Rimessa dal fondo per Zin, 57 secondi esatti sul cronometro, la partita è tutt'altro che finita. Prova ad alzare la difesa a tutto il campo la Spinelli, finisce però per terra Solca e allora Ginevra supera la metà campo senza grossi problemi. E arriva però qui il fallo di Solca e dunque due tiri liberi per Zin. Voleva cercare di non spendere il fallo ovviamente la Spinelli. È arrivato il contatto tra Solca e Zin, punito dagli arbitri. Mette il primo, porta 5 punti di vantaggio per Ginevra. Zin, che può fare ora due possessi pieni con il secondo tiro libero che va a segno. Time out, molto time out dubitoso. E arriva il time out anche per la squadra di casa, dunque altra interruzione sul più 6 per Ginevra con meno di 46 secondi ancora da giocare. Suona la sirena e le squadre sono nuovamente in campo, ancora un time out a disposizione della Spinelli. Rimessa in zona offensiva per la Spinelli Massagno. Qui c'è da trovare dei punti, possibilmente anche nei primi secondi del possesso. Vedremo ora come andrà con Solca in palleggio.
che si gira, prende il lato destro, può andare fino in fondo, gran canestro di Yuri Solka che va con il layup con la mano destra e segna i punti numero 76 e 77 per la Spinelli, che ora è tutta nella metà, nella propria metà campo offensiva. Qui rischia l'infrazione Ginevra, poi alla fine in qualche modo Colon arriva a servire Humphrey, che rischia di perdere il pallone e rischia anche l'infrazione di passi in questo caso, però non arriva il fischio degli arbitri, arriva solamente ora quando c'è il fallo speso da Williams su Gravé. Ha rischiato l'infrazione in 5 secondi con una rimessa forzata poi quasi a metà campo. Peccato, sarebbe stato importante recuperare il pallone in quel momento. È stata anche fortunata in questo caso Ginevra, intanto Gravé non sbaglia. 82esimo punto della partita per la squadra ospite. Meno di 24 secondi al termine della partita e 2 su 2 per Gravé, e arriva l'altro timeout, l'ultimo a disposizione di coach Gubitosa. Dopo il timeout ci sarà rimessa nella metà campo offensiva sul più 6 ancora una volta per Ginevra. Pallone che sarà rimesso in gioco da Edison, parte Williams in palleggio, circumnaviga l'area, poi decide di tagliare, penetrare da canestro. Ancora viva la Sam, vediamo, spende subito il fallo per mandare in lunetta, però purtroppo chiaramente vengono fatte le rimesse per mandare buoni tiratori come Gravé, che se non sbaglio è un parziale di 4 su 4 ai tiri liberi. E dunque altro canestro veloce per la Spinelli, che 5 su 5, quindi è chiaro che le rimesse vengono fatte proprio in questa maniera, quindi sanno benissimo che poi ci sarà il tentativo di spendere il fallo da parte della difesa. È importante far ricevere un buon tiratore, siccome si conferma Gravé dalla lunetta. Sicuramente l'esperienza non manca per Paul Gravé, che segna anche il secondo tiro libero, quindi è sempre più 6. Non si schioda da lì Ginevra, che ora ha ovviamente come principale alleato il cronometro, mentre si alza a 3 punti senza esitare Yuri Solka e segna un gran canestro. Ora è meno 3, questa volta in lunetta ci andrà Humphrey e vedremo se sarà altrettanto glaciale dalla lunetta. Ma cosa ha fatto Solka? Pinelli, che non ha più time out, neanche Ginevra, quindi si ripartirà subito andando a cercare probabilmente un tiro veloce. Vediamo se manterrà il vantaggio completo o solo parziale. Sbaglia il primo, quindi Spinelli ancora in vita. Si scalda anche il pubblico della Noseda, ovviamente. Secondo tiro libero, che a questo punto assume ancora più importanza per Humphrey e per Ginevra. 10 secondi e 3 sul cronometro, segna il secondo Humphrey e dunque sarà rimessa al fondo per la Spinelli, che giustamente, come dicevi, non può chiamare time out, deve farsi tutto il campo. Ora Williams, altro tiro di Solka che in ritmo sbaglia, però arriva il rimbalzo controllato da Humphrey e arriva poi il fallo ad un secondo dalla sirena finale e si festeggia sulla panchina di Ginevra a questo punto. Ginevra che sbanca Nosedo, Nosedo Massagno, e accede molto probabilmente, ma sicuramente alla semifinale di Coppa Svizzera. Peccato l'assenza di Marco Vlahjan,
peccato, la partita poteva essere comunque possibile continuare il percorso in questa coppa. Ancora però rimane qualche istante di gioco. Ora più 4 dopo il primo tiro libero per Anfri. Ora capiremo quale sarà il punteggio finale di questa partita, gli quarti di finale di Patrick Baumann Swiss Cup. L'ultimo pallone viene controllato da Gravé, esultano i Lions di Ginevra che passano sul campo della Spinelli, che deve abbandonare la competizione. Passa dunque in semifinale Ginevra, che vince 87-82, e dunque a questo punto non ci rimane altro che salutarvi e ringraziarvi per aver seguito questa partita, e l'appuntamento va a mercoledì, data della prossima partita casalinga di campionato per la Spinelli contro Monte. Buona serata a tutti da Federico Lanella e Pierpaolo Vaffa. Buona serata a tutti. Tra qualche istante la premiazione dei rispettivi migliori giocatori. Miglior giocatore della partita per i Lions di Ginevra viene premiato il numero 6, Paul Gravé. Miglior giocatore della partita per la Spinelli Massagno viene premiato il top della mobiliare Dujan Mlađan. Ringraziandovi per la vostra presenza, vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo 17 gennaio ore 19.30 per la partita di campionato tra la Spinelli Massagno ed il BVC Monte Charlet. Segnaliamo che in occasione ci saranno delle offerte speciali trattandosi della centesima partita disputata a Rosedo e la 450esima partita disputata dallo Spinelli Massagno in Swiss Basketball League. Non mancate quindi. Buona serata e buon rientro a tutti.